io avevo detto anche proprio in questa emittente che secondo me c'erano ancora dei margini di miglioramento per questa squadra, cioè che si poteva ancora migliorare. Certamente poi la campagna acquisti e ovviamente anche il fatto che Alberto Bellini sia andato via ed è, per noi, è stato per noi un giocatore molto importante, ma giustamente è andato a giocare su un campionato superiore. Ci ha fatto rivedere un po' anche gli equilibri tecnico-tattici che stiamo cercando di ritrovare, perché dovremmo cambiare tipo di gioco fondamentalmente, no? Responsabilizzare maggiormente i centrali, cercare comunque di lavorare con una ricezione che ci aspettiamo con percentuali molto più elevate di quella dell'anno scorso, e quindi anche tipologia di gioco poi nella distribuzione delle alzate e quindi dell'attacco. Ecco, stiamo lavorando in questo senso. Cambia dunque leggermente l'impostazione di gioco a causa di un avvicinamento nel sestetto titolare. Via Alberto Bellini, dentro Mirko Guidolin. Ecco cosa si augura il nuovo arrivato. Sicuramente un bel campionato, perché il gruppo era già formato e io innanzitutto sono fiero di essere in questo gruppo, perché sono tutti ottimi ragazzi e mi ci trovo bene, a partire appunto da loro e da tutto lo staff dirigenziale. Niente, noi stiamo cercando di vincere tutte le partite perché ci piace vincere, altrimenti non siamo contenti, quindi proveremo a vincere tutte le partite che si possono vincere. Il campionato per il Professional Show è iniziato alla grande con 3 vittorie su 3 incontri, sostanzialmente sulla falsa riga di quanto fatto nell'epilogo della scorsa stagione. Abbiamo iniziato bene, probabilmente nessuno di noi tra i giocatori si aspettava un buon inizio così. È chiaro che adesso anche tutte le altre squadre staranno molto più attente anche noi, e noi dovremo ovviamente cercare di dare sempre il massimo e non abbassare la testa, stare sempre nei momenti di difficoltà, cercare di andare sempre più avanti e superare le difficoltà con il gruppo, che secondo me è proprio la prima arma che possiamo dare noi contro le altre squadre. Sicuramente la sorpresa non lo siamo più, ma proprio questa potrebbe essere la sfida, il fatto di dover riconfermare determinati meccanismi che l'anno scorso hanno funzionato vivendoli giorno per giorno. Potrebbe essere una sfida importante se i ragazzi la sanno cogliere, io l'ho fatta sicuramente mia. Il Professional Show di Tre Baseleghe è la squadra veneta che al momento ha fatto meglio in B1 maschile, considerando la caratura degli avversari affrontati. Nell'ultimo incontro in casa la squadra di Sturam ha sconfitto il Massa, probabilmente sulla carta la formazione più forte del girone, con un secco 3-0, un risultato che pesa molto e che la dice lunga sulle potenzialità di questo gruppo. Molto pesante, perché sono i candidati per la salita in A2, e quindi in casa vincere 3-0 sicuramente è un risultato importante che ci dà molta più fiducia rispetto magari a quello come pensavamo prima della partita. Possiamo arrivare in alto, dipende se riusciamo a mantenere dei ritmi di gioco e dei ritmi di coesione come abbiamo fatto in questa partita. Con umiltà, ma senza mai precludersi alcun traguardo, coach Sturam è molto chiaro. Io ricordo a tutti quanti comunque che l'anno scorso siamo partiti con l'obiettivo di salvarci, ma non è che a un certo punto abbiamo rinunciato ad altri obiettivi, cioè abbiamo comunque poi mirato sempre a qualcosa di più, e io penso che lo faremo anche quest'anno.